Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Salve! Eccoci qui di nuovo con Fallout 76. Siamo in buona compagnia, Ed è l'ora Patasi. del tè. La signora sta a prendere tè, noi invece siamo vicini al nostro amicone, grandissimo. Siamo a casa della signora. Signora, Sì. salve. Questa è casa sua? Benvenuti nella mia umile dimora. Ok, una finezza. Prego, prego, venga. Cos'è quella? Ah, l'elettricità. Posso? Si può? Prego. Non c'è un tap, ma cos'è questa scomodità? Scusi, due Lo scalini poteva so. fare, però. Non vanno, Non non si vanno. costruiscono. Guarda qua Qui con che abbiamo attrezzatura. Aspetta, laboratorio per armi, chiudo artigiano. che fa corrente. Prego, prego. Armatura. Ok, c'è la signora anche. Laboratorio, la signorina che mi fa compagnia quando tu non ci Ok. sei, la cucina, il lettuccio e la sedia. Possiamo Ok. andare. Ah, aspetta, aspetta, fammi approfittare a sto punto di... Posso riciclare delle robe? Sì. Ok. E anche una bottiglia di birra, anche perché io già sono pesante. Ancora non sono partito, già sono pesante. Se 2,75... No, non è vero. Aspetta, dov'era il peso? Oggetti, 156 su 195. Già... Ma ha degli animali dentro casa, non vorrei dire No, niente. che animali? Ho Non lo so, si sentono degli animali. fatto anche le finestre sul laghetto. Hai visto che cosa romana? Guarda, Sì, sul laghetto radioattivo, alla ci ho fine. perso una vita a Beh, cercare il posto perfetto. bene, bene. Allora, ragazzi, tornando a noi, abbiate pazienza della voce nasale, ma cioè, non, allergia, cosa, raffreddore, non lo so. Comunque, a parte questo, abbiate pazienza. E salve. Tra l'altro, ha livellato fino a livello 21, maledetta. Io sto ancora a livello 17. Comunque, adesso andiamo a fare la missione dello. Del Siringer là, quello che ci aveva dato Rose là, la tipa della Yes. zona. Quindi ci trasferiamo magari direttamente lì e ci vediamo in zona. Noi siamo attrezzatissimi. Sì. Tac, andiamo, va. Allora, eccoci pronti. Ci siamo trasferiti nella zona del sito Bravo perché io ce l'ho qui la bestiolina. Sì, Così magari anch'io. becchiamo anche queste due zone qua, già che ci siamo. Anzi, Yes. andiamo dritti per dritti. Allora, io in realtà è da qualche giorno che non gioco perché Oh! gli altri video li avevamo registrati. Mi è apparso dal nulla. Li avevamo registrati un po' di seguito e. Questo lupo aveva del denaro Sì, anche prebellico. l'altro. Vabbè, scusa per le prime necessità, le prime spese. Anche i lupi hanno le loro necessità. Quindi mi devo un attimino riattrezzare. Per quanto riguarda le nostre missioni, adesso ne ho tolta qualcuna. Anche perché davano un po' fastidio avere mille missioni là in alto a destra. Cioè, Eh adesso sì. è un po' uguale. Però sono un pochino meno. Ho lasciato quelle più. Le necessarie. Adesso l'obiettivo sarebbe quello di sbloccare queste zone, completare quella missione per la tipa. Almeno ci iniziamo a togliere anche un pochino di missioni. Negli ultimi episodi avete visto che siamo andati un po' più con calma, ci siamo esplorati alcune zone. Conviene andare più a sinistra perché l'edificio che vorrei sbloccare forse... Ma è dall'altra parte delle... Ma qua si capisce, forse... Vabbè sì, lasciamo stare allora, va. Vabbè, vediamo se riusciamo ad aggirarlo, almeno Ma come fa ad sblocchiamo. aggirarlo lei con quelle ciabattine? Ma guardi come va. Perché? Guardi come corre. No, corra, corra. Veda dalla. Va, va. Guarda là. Ta, ta, ta. Con che leggiadria. Va bene. Ah, ecco, Comunque. da qua non è vero. No, direi di no. Comunque, ragazzi, per quelli che dicono del vestitino che ho io, a parte che è fighissimo e quindi lo terrò come se non ci fosse un domani, poi calcolate che le armature vanno messe su. Cioè, voi visivamente vedete questo, ma io le armature ce le ho messe. Poi Sì, non si sì. vedono visivamente, ma ce le ho Sì, attrezzate. anche Quindi, io metto i no, i vestitini vestiti sono la alla parte, moda. tra virgolette, estetica. Guarda, forse conviene andare prima dal tipo e poi sblocchiamo qua perché non so se sono su altezze diverse. Sì, da qua si sale. Quindi don't worry che ci abbiamo tutto. Per le armature atomiche dobbiamo sbloccare ancora robe, quindi piano Forse da qua. piano. Io provo, eh. Intanto, come detto, abbiate pazienza, ma ogni tanto mi beccano sti attacchi di... Aspetta, la fontana, quella che sulla mappa sembra una fontana, possiamo sbloccarla però, che è questa qui.
mannaggia. Io comunque sono quasi arrivata, allora ti raggiungo così la sblocco anche io. Così? La sblocco anche io. Ah, sì, sì, vabbè, con calma tanto. Era quella la strada comunque. Poi. Okay, ho sentito qualcuno ha bisogno di una razione di calci nel culo. Vabbè, ma lei ha livellato in modo clamoroso con questo baracchino. Vabbè, non è che io abbia il fucile a pompa dell'ultimo millennio. Questo è di livello 32 qua sopra, il tenente Gazzi, quindi qua caccio questo. Chi è? Quello lì sopra. Okay. Il mio fa più danno. Aia. Che cazzo è? Fa più danno da vicino, quindi. Vada, vada, io sto dalla distanza, però così non lo vedo più, aspetta. Io avrei anche il mitra, ma le munizioni 10 mm sono veramente poche. Allora, aspetta che mi occupo di quest'altro. Alcuni di voi invece stanno consigliando, molti di voi in realtà, le armi a corpo a corpo. Vediamo ragazzi, magari poi mi attrezzo un attimino, modifico qualcosa. Allora, eccoci. Andiamo un attimo, io come detto, abbiate pazienza, mi sto a sfiatare qua, ma... Qui c'è una mitragliatrice se ti interessa. Guarda, io prendo tutto come se non ci fosse un domani. Poi nel caso... riciclo tutto se c'è un tavolinetto. Ah, il sonaglietto probabilmente aveva all'interno qualche materiale utile. Sì. Infatti la lente di ingrandimento è molto utile in questi casi, perché sì, io non perché mi ricordo mai cosa mi serve. Ti ricorda quello che devi raccattare, poi che io raccatto tutto è un altro discorso. Ma qua si entra, ah, qui c'è un bancone nel caso, quindi puoi prendere pure il mondo. Sì, e sì, lo infatti ricicli. Sto raccattando qualunque cosa raccattabile. Sei entrato tu? No, ancora no, sto facendo il giro fuori, adesso sì, sono entrato, vado a... Okay. Un altro qua. Come? C'è un altro nemico, un altro Mr. Quartz di 22. Aspetta, arrivo. Grazie. Non è vero, è ancora vivo. Allora, un barattolo. Porta del frigo, magari c'è qualcosa dentro, no? Aspetta, no, non ti sede. Mannaggia, oh, c'era uno steam pack dove sono io, mi ha fatto sedere sta scena. Si segga. Dov'è? Sulla ah no, io non lo vedo. Nel mobiletto qua, steam pack, eccolo qua. No, vabbè no. Raccattiamo robe, come detto. Provo ad uscire. Aspetta che là. C'è anche una stazione di primo soccorso qua. Sì, sì, presa. Faccio il giro del perimetro, poi... Vabbè, no, penso non faccio il giro sì. del perimetro perché non ce la fa saltare. Queste, vabbè, vado a riciclare queste cose e poi torniamo alla nostra missione. Yes. Radice di ginseng, prendiamola, magari ci può essere utile. Allora, qua se volevo fare un arrosto se può fa, qui si ricicla e... Mi segua. No, aspetta, devo riciclare pure io, scusa, ha fatto lei, mi scusi. Ok, fatemi riciclare anche sta mitragliatrice, forse quasi la terrei. Quanto faceva di danno? Martello, allora, aspetta, mitragliatrice 13, quindi fa cagare. Però... Ma ricicla. Non saprei, perché ci vanno le munizioni da 45 mm. Questa però, secondo me fa 14 di danno ed era devastante, quindi tutto sommato. Facciamo che invece riciclo... Oddio, il martello... No, però velocità bassa o cose migliori, penso. Questo lo riciclo. E faccio una cosa. Questo che è? Io mi per sono migliorata armi. Il pompazza. Vedi quanto è figo? Ho capito. Io qua non è che possa fare più di tanto in realtà. Quindi al momento mi devo tenere queste. Però datemi un attimo, perché a sto punto io questo mitra che abbiamo trovato lo andrei quasi ad attrezzare.
Perché se usa le munizioni 45 mm potrebbe non essere male come cosa. Almeno mi tolgo anche un po' di munizioni che non utilizzo altrimenti. Vabbè, magari trovi un'altra arma cazzuta. Vabbè, vabbè, lascia fare, lascia fare. Andiamo verso la missione, ci stai? Allora, qua ci sta questo colco. Purtroppo alla fine, ragazzi, i codici scadono dopo poco tempo. Oh, eccolo! Oh, merda. Fatto? Io sì. Ok, sì. Sì, ma poi che dobbiamo fare? Almeno non hai ceduto e non hai combinato. E poi lo devi ammazzare. Questo mo' è diventato più potente. Ah, ok. Per 10 secondi, però poi diventa, come diceva quella. E poi diventa. Ma cazzo, non gli faccio niente. No, no, è a tempo. Ma a tempo cosa? Io non ho capito un cazzo. Sì, di che funziona. Ecco, adesso inizia a perdere la vita. Ma tu gliel'hai risparato? Sì. Come sei bellino. Sì, morto, sì, soprattutto. Aspetta, vai, non ti aiuto io. No, vabbè, non è male sta mitragliozza comunque, tutto sommato. Ah, la molla, ottimo. Aspetta, aspetta, fammi sentire che sta di. Se non fai attenzione. Fidati, non usarlo mai su di te. A meno che tu non abbia la certezza di poter uccidere qualsiasi cosa ti circondi prima che l'effetto svanisca. Ok, è tempo di esplosioni. I cacciatori piazzavano trappole esplosive per neutralizzare le prede più grosse. Voglio che tu crei qualche esca esplosiva. Cerca di non perdere qualche dito. Non sei un robot come me. Non esistono mani di ricambio. Allora, questa non ha finito allora con noi, un attimino perché... C'è un codice qui. Già preso. Allora, a questo punto dobbiamo creare un'esca esplosiva presso un banco da lavoro d'artigiano. Sì. Un'esca esplosiva, beh, il banco da lavoro d'artigiano ce l'ha anche lei in casa, se vogliamo. Sì. Però... A sto punto, visto che stiamo qua, fatemi vedere un attimo sulla mappa. Volendo possiamo... Trova i materiali per creare un... Ah, no, qua ce lo dà. Ah. Quindi tanto vale che andiamo qua, no? Andiamo. Allora, possiamo provare, sì, a dare un'occhiata anche qua, magari. E poi okay. Dovrebbe Andia. Stare dove? Qui, verso... La... Ah, ci dobbiamo buttare per il discesone? Vabbè, proviamo, ragazzi, tanto. Però non è giusto che lei, andando in giro, ha livellato fino al 22 qua. Scusi, No, non so 22. Sì, livello 22, io sto al 17 qua. Guarda questa. Comunque dovrebbe stare qua, ma dove sta? Io non lo so. Non lo so, io sto seguendo lei. No, sì, sta da ste parti, però non ho capito se è sotto o sopra. Aspetta. Esattamente davanti a noi, quindi starà sopra. Sarà. Per forza, se no se non si vede da qua. Mi sembra strano, Anche perché dovrebbe essere abbastanza grosso, no? Sembra di sì. È un capannone. Più che altro proviamo a sbloccarli, ragazzi. Primo per vedere un po' nelle zone se è il caso o meno di esplorare. E in secondo luogo perché alla fine abbiamo un punto di teletrasporto anche. Sì. Ecco qua, dovrebbe essere questo. Sì, sì. Aiuto, mi sono castrato. Allora. Esploriamo un attimino la situazione. C'è un... uno spaccapietre dei minatori talpa. Ah no, ce n'è un altro anche qua, cercatore. Madonna, hai fatto saltare il mondo. E mi si è bloccato il mondo. Ah, no, Madonna. Lui. Ma no, è qualcuno di quelli che c'è il lanciagranate. Lo dobbiamo ammazzare prima di subito. Aia. No, ma io sto cercando di sparare un po' random, ma sta laggando come se non ci fosse domani. Ah no, ha finito le munizioni, ok. Beh, dai, zitti, quatti, però le mitragliette non fanno affatto cagare. Basta? Aia.
No, ho fatto. No, missile, no, non lo voglio il lanciamissile. Vabbè, prendi tutto, poi scassi. Tanto qua ci sarà, no, un tavolo. Sto... Ah, sì, hai ragione, 218. Che te frega. 118. Allora, sì, io raccolgo tutto. Qua da... C'è un tavolo, sì. Sì, sì. Raccogliamo tutto, hai ragione. A parte che qua c'è un'altra missione, mi dice. Nota sulla cassaforte. I nani hanno la chiave. aspetta, vabbè, poi vediamo un attimo. No. Aspetta che ho chiuso la porta per sbaglio. Hai trovato la chiave in qualche nano? Prendo anche l'ombrello, non si sa. No, il portaombrello, vabbè. E perché li abbiamo ammazzati tutti, mi sembra, ma non so se li ho controllati tutti. Non lo so se l'ho presa io la chiave, mo vediamo. Fammi un attimo raccattare sta roba. Sì, sì, qua prendiamo un po' tutto. Vernice, c'è del piombo, quindi ottimo. Scotch. Il pacchetto. L'hai preso tu, maledetto. Cosa? Il pacchetto di Ma lei scotch. Perché mi deve stalkerare, tamponare e guarda qui. E togliti da qua, ci sto io. Ma guarda qui, cioè stava nell'altra stanza, visto che io stavo a rucicare, è venuta qua. Ma dimmi tu. Fammi a sto veleno per topi. Oh. Che ci sta qua? Niente. L'hai trovato il banco? No. Scusa, non è questo qua, non ci sta qua dentro un banco? Ah, no. Cazzo, cioè no. Quindi noi stiamo raccogliendo tutto ma non c'è un banco, no. Io mi sono affidato a lei, ha detto sì sì c'è il banco, ma no, scusi. Ah, non ce l'ho. Ma come facciamo? Vabbè, io non sto pesante, no non è vero, sto pesantissimo, vabbè sti cazzi. Mo vediamo dai. Dov'è che stiamo qua? Ah no, non è quella casetta, ok. Guarda, conviene andare qua. Da questo lato, perché se vedi sulla mappa c'è la missione che dobbiamo fare. Là ci sta il banco, qua quindi sti cazzi. No, no, qua. Verso est. Ah, ok. Ci siamo avvicinati alla zona. Deposito di munizioni. Adesso scatta il... il selvaggio raccattare cose a caso. Tra l'altro... Dove sta? Non ci sta, Vai, così. Ho finito anche le munizioni della, per la pistola artigianale. Adesso vediamo un pochino se poi posso quali munizioni sono? Aspetta che non mi ricordo, poi ti dico. Gran Turco. Vabbè, giusto per magari. Comunque poi a casa sua magari mi insinuo e facciamo anche un po' di agricoltura alternativa. Attenzione, sì, il pallone c'è le piante, sì. Là. No, ho preso un po' di Gran Turco. Qui c'è un'armatura atomica. E... Però, io mi sa che questo l'ho lasciato, tra l'altro. Rimuovi i punti di armatura... vabbè, parti di armatura perché così non la posso portare. Però, fatemi prima riciclare quello che posso riciclare, cioè un botto di roba. Guarda, ricicla pure il binocolo, le bottiglie di birra. Ma che mi sono messa l'armatura atomica? No. C'ho il telaio dell'armatura. Ah, ok, può essere. Lanciamissili lo riciclo. Non la voglio sta cosa pesante. Questo lo riciclo. Scusi. Bestiario. Via. Via. E via. Quanto siamo di peso? Un poco meno del necessario. C'è un sacco di roba random. Però sì, se l'è messa la... Cioè nel senso non c'è più qua, quindi non so se ce l'ha tipo nell'inventario. La leggerezza prima di tutto. Ma non so quanto pesa, non molto. No? Peso 10, no, anche no. Vabbè 10 è poco, 10 è poco. Però è peccato. È peccato, è peccato. No, e poi non mi posso muovere. Non lo so, io continuo a riciclare cose. Abbiate pazienza, però qua bisogna. Ok.
Io sta pistola quasi la riciclerei. Ridotto, autentico. Sono 7,20 che... Ma questa neanche posso. No, io non posso. Che toglierci dei pezzi. Comunque, vabbè. Vogliamo proseguire? Ma più che proseguire era qua la missione. Nel senso, noi qui abbiamo. 60 metri. Sì, abbiamo. Prima di. Dobbiamo raccogliere gli oggetti necessari. Qua E c'è il tuo puntino che si può togliere. poi. Aspetta Ah, la casa. che arrivo, eh. Non si apre sta porta? Attenzione che sparano, eh. Zona dei figli dell'Alano. Saranno aggressivi, a quanto pare. No. Dove No, mi eh. A stai portando? parte che ce Aia. l'ha dietro la schiena, che si è. Stavo cercando di ammazzare questo. È il capo, capito? Una volta che ammazzi il capo, Beh, dovrebbero sì. smettere di spawnare. Io sparo a caso, ma le sto sparando a lei nella schiena perché sta facendo a zigzag. Lo so, per non farmi colpire da solo. Quindi gli ho sparato tra le No, sono troppo scapole. pesante. Palle. Dov'è il capo? Datemi il capo, Aspetta, eccolo io qua. entro nella casetta qua. Armatura Pure atomica richiamata nell'inventario. Ma non la voglio sta armatura atomica. io. Ah, Oddio. vaffanculo. Sto cazzo però, eh. Madonna. Lo so, ma io ho solo quest'arma che non becca un cazzo niente. Vaffanculo. Il piccone, di madre in carrozza, il piccone. Cazzo vieni. Ma che cazzo? Io se nel caso sto nella casetta. Vai, vai. Secondo piano della casetta c'è gente, se... Cioè, vedete, io... Non... Ah, ok. Ogni tanto va, ogni tanto non va. Piano piano. Ok. Madonna, che belle. Allora, c'è qualcosa... Cioè, per riciclare, penso di sì. Io sto raccattando tutte le bottiglie qua dell'universo. Ok. Guarda qua le lattine grandi, così che l'alluminio ci serve. Ale, se per caso ti servono delle armi cazzute, perché io non le voglio buttare queste, mi dispiace troppo. Guarda, onestamente non saprei, nel senso non ho comunque spazio. Più che altro mi servirebbero un sacco di munizioni, ma... Poi ci si organizza. Va bene, nel caso puoi fare anche un salto a casa mentre io rimango qua, così lasci le cose e poi ti riteletrasporti dove sono io, Ma perché alcune sono proprio fighissime ste armi che ho eh. Appunto, trovato. valle a C'è lasciare fucile. a casetta. Fucile da combattimento. Non è male. Io devo, ne avevo anche un paio molto fighe che ho lasciato nel mio accampamento, che adesso non esiste più, quindi... non so effettivamente se ce l'ho ancora poi da qualche parte quelle mie armi. Un'esca esplosiva presso un banco da lavoro d'artigiano. Prendendo di tutto e di più, questa è una ricetta. Allora, raffiamo in modo selvaggio, eh. Tanto qua poi ricicliamo tutto, eh. Tutto fa brodo, tutto fa brodo. 58. Vabbè, non fa niente, lo facciamo così. Ok. Allora, qui c'è il tamburello. Due Qui non sta sigarette. carabina da combattimento di che si tratta. Allora, aspetta perché io comunque non ho... Perché qua, aspetta un attimo, abbiamo qua crea, ok, e qua trova i materiali.
Ah, esca esplosiva. Qua non pensavo la mettesse. Mi serve la carne di cervo radioattivo. Ce l'ho io. Ok, grazie, cara. Prego. Allora, dove sta il bancone? Con quanta tristezza. Ah. Dietro di lei. Allora, facciamo st'esca. Esca esplosiva. Tac. Ok, ma tu non l'avevi fatta l'esca esplosiva? No. E allora non ce l'ha lei il cervo. Ce l'ho il cervo. Esplosivi coperti. Vediamo che dice. E adesso? Beh, usa l'immaginazione. Ai cacciatori di certo non mancava. Ce la fai a portarmi? I carnivori affamati saranno attirati dall'odore della carne fresca. In questo senso, è stato Chuck ad avere questa assurda idea delle esche da piazzare dopo un'incursione. Quando i soccorritori venivano a cercarci con i cani per fiutare le nostre tracce, beh, diciamo che tutto d'un tratto perdevano la pista. E non solo quella. Hai capito, no? Gli esplodeva la testa! Sei una psicopatica. E dai, lo so che hai capito. Usa l'esca come ti pare e piace, ma fallo soprattutto per uccidere chi o cosa può ucciderti e divorarti a sua volta. Fammi sapere se per te è ok. Ok, allora dobbiamo utilizzare la l'esca. Vediamo dove. Ah, sì, ok. Metti il tracciamento. Io mi posso altro trasferire qui e tu mi puoi raggiungere. No, perché sono pesante, però vabbè, troviamo una soluzione. Allora, ci siamo spostati nella zona. In realtà si è spostata prima la signorina Fabi, che già aveva trovato la zona. Questa è una zona molto poco post-apocalittica. C'è una signora di livello 66. Sì, perché questa è una zona. Un altro di livello 40. Ma che state voi? Io sono di livello 17, sono un pivellino in questa zona, scusate. Aia. Madonna, questi stanno proprio attrezzatissimi. Sì, vattene da lì, Ale. C'è un gol di livello 42, ma che state fuori? Ma perché sono pesante? Se ho... se mi sono teletrasportato avevo robe. Damose. Comunque la zona dove dovevamo ammazzare bestie era quella di prima, eh. Dobbiamo uccidere dei gol. Che cazzo? Ma che stai fuori? Aspetta, vengo a dare una mano. Signori, aspetta. Ma c'è un cervo leggendario con 3 stelle. C'è un golferale di livello 1000. Ma pure... ma signora, ma dove mi ha portato? Lo so, è tosti... io avevo messo il camp qua, pensa. Però non potevo neanche uscire di casa, che mi facevano fuori in un attimo. Perché la zona è bellissima, è solo che tosta. Mamma mia, Ipro. Attenti, il cervo mi ha preso. Non posso correre. Aia! Sono malata. Non posso correre. Aspetta. No, io avevo delle mine, delle cose. Aspetta, provo ad attrezzare. Che cazzo vuoi attrezzare qua? Vabbè, approfittiamo che si stanno mangiando attenzione, c'è un cazzo. Ma che dobbiamo fare qua, scusi? Mi scusi. Dobbiamo fare l'esca. Ho capito l'esca, ma c'è un cane albino di livello 30. Siamo noi l'esca qua. Aiuto. Allora, aspetta, forse non mi vedono qua, C'è il cervo che viene da lei. Comunque, uccidi golfisti ferali. Golfisti che... No, questa è un'altra missione. Io devo andare... Dov'è lei? Ma perché si è rinato questo? Usa l'esca esplosiva con una creatura. Ma la dobbiamo ammazzare la creatura o possiamo usarla a caso? Aspetta, Nel frattempo io sono morta. Com'è morta? Bella che morta. È perché c'è il cervo radioattivo che mi sta a fa' il culo. Aspetta, metto l'esca esplosiva, che non so come funziona però. Soffri di vermi radioattivi. No, questa zona è impossibile, veramente. Allora, io devo arrivare nella zona per poter utilizzare l'esca esplosiva. Perché sennò penso che non mi dà neanche la missione. Ale, qua. Mi puoi aiutare un attimo? Sto arrivando, sto arrivando. Aspetta, uso l'esca esplosiva. Vieni qua. No, portalo là. Aspetta, quella è l'esca. Vediamo se il cervo viene... No, il cervo vieni verso l'esca.
non funziona. Ma come cazzo funziona st'esca? La zona è giusta, ma il cervo non reagisce. Aspetta, va. Oh, merda. Ah, vai un po' da lui, va, che non ti sta a cagare proprio. Sto morendo. Guarda, aspetta che... Ebro! Assafa, tanto ci vuole... Annaggia, ho quel cane. Ma finiranno questi maledetti... Ah no, però ce l'ha data la missione, aspetta. Forse. Avvicinati a un Deathclaw e fai amicizia. Riguardo alla loro strategia, ne avevano una. Non credo, o forse sì. Tipo avvicinarsi a un Deathclaw per farselo amico. Ok, allora usa l'esca esplosiva con una creatura. In teoria fatto. La stellina dice che la devi usare anche tu, perché tu non l'hai usata. E io ho avvicinati a un Deathclaw e fai amicizia, che la vedo un po' dura come cosa. Sì, sta nel campo da golf. Ma tu devi ancora usare... sì, ho capito. No, basta che stai nella zona e la butti a terra, perché poi alla fine non credo che... Come si fa? Come una bomba. Vedi se te la dà. Penso che forse... Comunque la zona è questa, quindi potrebbe attirare qualche bestia qua, non lo so. Sta di fatto... Sì, me l'ha data. Ok, a posto. Quindi dovremmo andare da un Deathclaw e vediamo dove potrebbe stare. Il Deathclaw sta nella zona del golf, qua, dove ha acchiappato il cervo appena si è respawnato. Aspetta che provo, vede, qua ci sono un sacco di... Ottieni conserva, lonastri... No, il Deathclaw a me lo dà qui invece. Ah, pure a me. Ah, momento ragazzi, aspettate, perché io, avendo livellato, faccio una cosa che volevo sbloccare. Forse mi conviene a sto punto forse. Volevi carisma per condividere le carte? Lo so, ma... Uè, l'hai fatto fa a me, ma lo fai pure tu. Perché io non mi volevo livellare a carisma. Però aspetta, mi prendo la carta di un'altra parte magari. Perché carisma, guardia del corpo, i giocatori rianimati, chirurgo da campo. Sei sotto l'influenza dell'alcol. Quando sei in squadra ottieni più 5% di esperienza. Non è male. Intanto credo che sto morendo, non so per quale motivo. E allora. Quindi adesso abbiamo 3 carisma. E direi di mettercela quella del carisma con l'esperienza. Gli altri ci siamo. Agilità, fortuna. No, soffri di vermi radioattivi. Ecco perché 2, 4, 6 là. Ok. Allora stiamo andando alla missione. La signora sta così in una situazione un po' precaria, perché ha voluto fare... quella sportiveggiante che si lancia dalla montagna, perché lui pensavo fosse più bravo. Sì, la donna del monte ha detto: noi ci lanciamo. Comunque dobbiamo fare appunto amicizia con un Deathclaw, sì. Che onestamente ho i miei dubbi che possa da questa parte diventare nostro amico. Poi nel prossimo episodio proviamo la cosa delle carte. Se qualcuno di voi ha info al riguardo, come condividere le carte, come funziona, fatecelo sap. Perché adesso abbiamo sbloccato, però siccome tra poco ci salutiamo, è meglio che cediamo un attimo una mossa per fare sta cosa. Che cazzo è? Ma che cos'è? Paffa culo. È una succhia sangue come un laser. Il laser che mi lascia un po' perplesso. Però va bene. Ah, aspetta, questa che è una vena d'alluminio? Cosa? Questa qua è alluminio, sì, ragazzi. Sì. Recuperatelo quando potete. Che l'alluminio è abbastanza raro. Cioè, abbastanza raro nel senso. A me serve sempre, quindi. È vero, manca sempre. Stiamo andando giusti? Sì, ok. Sì. Vuoi vedere che il Deathclaw è là sopra invece di qua sotto? Ma in realtà, boh, la spunta diceva tipo sotto. Avvicinati a un Deathclaw e il fai amicizia è tra virgolette, quindi onestamente vorrei anche capire cosa intende per fai amicizia, però proviamoci.
No, dovrebbe essere qui sotto. Ehi, signora, faccia piano, eh. Allora, segua Qua. me, segua me. Tac, tac. Tac. Sta seguendo? Sì. Ok, bravissima. Qua Guarda, ce l'ho tutto nelle scarpine, la forza. Oddio, no. è troppo. Aspetta, non mi spinga. Venga qui, venga qui. Si fidi. Aspetta, sto laggando. Pure Ok. a me. Qua secondo me piano piano, tac, tacco punta, ok, c'è dell'altro alluminio qua, grande, questa è una zona molto alluminiosa, quindi vai con l'alluminio. Eccomi. Ok, Dovrebbe essere ma da questo era queste parti. ferro, mi sa. Eccolo! Dov'è? Madonna. Salve! Ma fai... Ah, fai amicizia, fai amicizia! Ah no, fai amicizia. Ci ho fatto, ci ho fatto! Ah, io mica tanto, aspetta. Ah, completo, facoltà. No, no, è facoltativo. Aia! Ma che sei Scusa! scema? Scusa! No, mo te lo tieni tu, Ma ce lo potevamo tenere. Aia! Oddio, scusa! Non lo Come sapevo! Pensavo ti amico. stessi È lei che è attaccando! cattiva, è stata lei che ti ha sparato alle Vabbè, magari ci spalle. dà qualcosa, che cazzo ne so. Ai, aiutami però! Ho capito, a me per ricaricare sto coso ci mette un'ora e mezza, non è che... Ma signori, potevamo avere un Deathclaw amichevole. Aia! No! Vabbè, tanto comunque non sarebbe venuto con noi. No? No, Ma come no? ci Chi te l'ha avrebbe detto? seguito. Aia! Aspetta. Aie. Aspetta un momento che mi prendo uno Stimpak che non ho. No, ce l'ho, ok. Arrivo, Metto là il mitraglione. Madonna, sto mitraglione. Ti fa laggare il gioco per quanto è potente. No, 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 non sto scherzando. Se ci avete fatto caso, per quanto è potente, ti lagga il gioco. Scusa, Deathclaw, però che cazzo ne so. Oh, però mi ha dato un sacco di ingranaggi. Mi Beh, guarda. dispiace. Ma come ti dispiace? Guarda lì come rotola, con quanta cattiveria l'abbiamo Ma ammazzato. è Va che. bene. Vabbè, fa niente, addio. Complimenti per aver ucciso una tra le creature più Ok, cattive io del vado a mondo. casa. Oddio, ci vuole tanto fegato e poco cervello per farlo, ma Vabbè. mi piace. Ok, quindi in linea teorica... Forse ho un buon Ah momento no, per aspetta. insegnarti che Ruba da una non tutti accampamento di sono super... tuoi Vabbè, questa sta a amici, rompicoglioni giovane. però, I lori a morire sono un esempio. Aspetta, vediamo che Passiamo dice poi. oltre. I banditi di Blackwater erano ladri molto abili. Una volta si sono intrufolati in un accampamento della confraternita d'acciaio. Io come sempre sono pesante, però vabbè, Pazzi, vediamo che vero? dice. Hanno superato le guardie e rubato armi, munizioni, sotto il naso degli altri poveracci che dormivano beati. La combriccola di metallo si è poi defilata con la coda tra le gambe mentre noi Cos'è sto festeggiavamo il nuovo botto? arsenale. Se la Oh cosa merda! peggiore ci sono ancora dei super mutanti No! corazzati. Mi Vai a posso... rubare Scusi. da loro. Muoviti Che è senza far successo? rumore. Potresti perfino riuscire a evitare lo sbattimento. Vogliamo scappare? Scappiamo. Scappiamo, io sono pure pesante. Madonna, è rinato pure malato questo maledetto. Aspetta che... Sto cercando... Aie! Tuo figlio di una Deathclaw maiale. Evidentemente questa è zona di respawn dei Deathclaw, perché si sente... Aia, ho finito i colpi, ho finito i colpi. No! Aie! Aspetta, oh, grande. Allora, Vabbè, aspetta che... andiamocene da qua, va. Ci ha ridato altre cose e io sono un attimino pesante, però almeno ci allontaniamo un pochino. Comunque, ragazzi, il prossimo obiettivo è rubare da un accampamento i super mutanti, però direi che per oggi ci possiamo anche Basta salutare qui così, con basta questo così. episodio. Non so a che ora arriverà, probabilmente un po' più tardi delle 18, non lo so, dipende il tempo che ci metto. No, sicuramente più tardi, boh, non lo so, non lo so. Comunque, mi raccomando, come sempre, lasciate like, condividete, fateci sapere la vostra, sperando che questa sera vi stia garbando. E la signora è scomparsa. Sì, sono andata a casa, Ma avevo guarda questa paura. che si teletrasporta. Io invece sono pesante e sto sempre in mezzo alla merda qua. Va bene, ragazzi, seguitemi su Instagram, Facebook e Twitch per le live. Mi raccomando, non so se questo video arriverà domenica o lunedì, però...
tenete d'occhio perché può essere che stasera o domenica, lunedì, comunque ci facciamo una liveozza. Va bene, ci vediamo al prossimo episodio. Allora ragazzi, un saluto a tutti da quel tale Ale.